Italian Chef Charity Night, 8ª edizione, è riuscita a raccogliere per l'associazione 9.000 euro. Si è tenuto nella splendida cornice di Forte Belvedere l'Italian Chef Charity Night, il cui ricavato sarà devoluto ai volontari per l'assistenza agli stranieri minori non accompagnati. Vogliamo cercare di allontanare dalle strade, dallo sfruttamento e dalla criminalità i giovani che arrivano in Italia. Ringraziamo tantissimo di questa opportunità per la nostra associazione, ma in particolare per i ragazzi, appunto ragazzi minorenni che arrivano nella nostra regione per cercare un futuro diverso, e sicuramente attraverso la nostra associazione, da questa serata, potremmo aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. Nella vostra lente di ingrandimento c'è un aumento in questi ultimi anni dei minori non accompagnati sul nostro territorio? C'è stato sicuramente un aumento negli ultimi anni, anche a seguito della guerra in Ucraina. Prima abbiamo il Nord Africa, maggior parte Egitto e Tunisia, al secondo posto in termini percentuali sono ragazzini appunto che arrivano dall'Ucraina e poi dall'Africa subsahariana o comunque equatoriale. Una vera e propria pioggia di stelle, quella dei 16 chef stellati che hanno preparato piatti importanti. I piatti che hanno portato i chef sono un trionfo della creatività. Non fosse altro, uno ha portato i nugget fatti con la carne di coccodrillo, qualcun altro ha portato la foglia di fico legata a dei piatti, poi si va sul tradizionale, addirittura l'Enoteca Pinchiorri ha portato baccalà, trippa e ceci, ci sono i signature di chef da Filippo Saporito a Daria Lagen. Nocciola e fava tonca, eccolo! Vito Mollica, cosa abbiamo preparato questa sera? Questa sera abbiamo preparato un polpo al vapore con una crema di zucchine e scapece. Sono Nicola Salvo dell'Hotel Four Seasons, presentiamo un panino che è uno stracotto di maialino cotto a bassa temperatura con una ceviche di banana verde, cipollotto e lime. Io sono Marcella Schillaci e questo è il mio piatto, il tulipano ripieno di astice burrata, polvere di pomodoro e una bisque sfumata al whisky. Che facciamo nel mio ristorante, il Bistro Lo Zero di Montesperto. Insomma, tanti professionisti, tanti piatti diversi, con adeguate bevande naturalmente, per una serata piacevole e fruttuosa. È andato tutto a ruba, è finito tutto, quindi vuol dire che è piaciuto. E quando piace noi siamo contenti, perché noi siamo felici quando la gente è felice di quello che facciamo. Ciao a tutti, tornate la prossima volta!